Prosegue la serie di focus di Veneto Agricoltura sulla congiuntura del comparto agroalimentare Veneto nel 2021. Quest'oggi prenderemo in considerazione il settore delle orticole e il Il florovivaismo. comparto orticolo è stato caratterizzato nel 2021 essenzialmente per due aspetti: una riduzione delle superfici coltivate nel complesso, che sono scese sotto i 25.000 ettari, quindi con un calo dell'8% circa, e un generalizzato aumento dei prezzi per la maggior parte delle colture. Questo ha permesso che, nonostante alcune colture abbiano avuto delle riduzioni di produzione, il valore del comparto si sia mantenuto più o meno sugli stessi valori del 2020, poco sotto i 700 milioni di euro. Entriamo un po' più nei dettagli e prendiamo in considerazione alcune colture, magari partendo da quelle che dalle colture principali, come per esempio il radicchio e le patate, che tra l'altro mi sembra non siano neanche andate troppo bene. Esatto, radicchio e patata sono le due principali colture per superfici coltivate e sono le due colture che sono andate peggio nel complesso a livello del settore orticolo. Entrambe hanno avuto delle riduzioni di investimenti, il radicchio è sceso a 4.500 ettari coltivati con una perdita di oltre il 20% di superfici e la patata anche ha avuto un calo del 7%. Circa 3.500 ettari coltivati. L'annata non è andata molto bene neanche in termini di produzione perché ci sono state delle problematiche a livello di rese, la patata ha sofferto i caldi estivi, il radicchio, l'autunno mite che non ha permesso di riempire bene i cespi e fortunatamente i prezzi sono stati un po' migliori rispetto al 2020, soprattutto per il radicchio. Ciononostante, il valore della produzione sono risultati in calo e la patata si è attestata a circa 85 milioni di euro, con un calo del quasi 10% in termini di valore rispetto al 2020. Il radicchio addirittura è sceso a circa 42 milioni di euro, perdendo oltre il 15% del proprio valore. Ci sono poi altre colture che invece qualche soddisfazione in più l'hanno data, mi riferisco per esempio ai pomodori, alle lattughe, alle fragole, agli asparagi, ai meloni. Spendiamo anche qui qualche parola. Sì, beh, inizio dalle lattughe, dalle fragole, che sono altre due culture importanti in Veneto, più che per le superfici che sono leggermente diminuite anche per queste due culture, più che altro per il valore del comparto. Come dicevo, sono diminuiti gli investimenti, per quanto riguarda, quindi le superfici sono scese anche di oltre il 10% per entrambe le culture, sia le lattughe, poco più di 1.000 ettari. E la fragola che è scesa a 300, sotto i 400 ettari, perdendo il 13% circa delle superfici. E non hanno avuto una grande annata anche in termini di resa, soprattutto la fragola, la lattuga invece ha avuto un incremento delle rese. Però i prezzi sono stati in qualche modo positivi, l'andamento del mercato è migliorato e questo ha permesso di conseguire comunque un valore della produzione in crescita. Le fragole hanno registrato circa 56 milioni di euro stimati dall'Istat con un incremento di circa il 6%. Le lattughe, dove bisogna considerare c'è anche il valore della quarta gamma trasformata dalle aziende agricole, ha raggiunto i quasi 120 milioni di euro con un incremento del 2%. Delle altre colture sono state soddisfazioni, soprattutto, come dicevo, per un generale incremento dei prezzi. Per esempio, il melone ha avuto delle perdite in termini di produzione, ma il valore della produzione è aumentato, almeno secondo le stime Istat. E lo stesso dicasi per quanto riguarda i pomodori da industria, che ha avuto un forte incremento di prezzi anche della produzione. E per quanto riguarda gli asparagi, ecco, spendo due parole perché sono una coltura in continua crescita in termini di investimenti negli ultimi anni. Quest'anno ha avuto buone soddisfazioni per quanto riguarda i prezzi e alla fine il valore della produzione è aumentato parecchio, circa il 25% rispetto al 2020. Chiudiamo con il florovivaismo che nel Veneto è un comparto molto interessante.
Chiudiamo col florovivaismo soprattutto perché nel 2020 era quello che era uno di quei comparti che aveva avuto le maggiori penalizzazioni dalle chiusure legate al contenimento del Covid. Nel 2021 la situazione è leggermente migliorata in termini di vendite, ma diciamo, dal punto di vista strutturale le aziende sono sempre in leggera diminuzione, circa poco più di 1.400, le superfici sono in leggero aumento, ma si aggirano sempre attorno ai 2.500 ettari e anche la produzione è leggermente aumentata, quindi bisogna considerare che quasi l'80% è caratterizzato da piantine orticole. Quello che è andato meglio appunto è stato l'aspetto del mercato, c'è stata con il Covid molte attività avevano chiuso e quindi c'è stata una riduzione della produzione complessiva a livello nazionale e a fronte invece di una domanda che è ripartita, sia domanda interna che anche quella verso l'estero, e che ha permesso un aumento generalizzato anche qui dei prezzi di vendita attorno al 20%, e l'Istat stima che il valore del comparto nel 2021 possa essere salito a circa 67 milioni di euro, con una crescita di circa il 7%.